Francesca, ti salutiamo dell'associazione FISMED di Venezia, un'associazione no profit che si occupa di sviluppo sostenibile. Allora, la FISMED è un'organizzazione non profit internazionale, ci occupiamo di progetti di sviluppo sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero. Avendo a disposizione 225 soci membri provenienti da 38 paesi differenti del Mediterraneo e del Mar Nero, ci è parsa subito evidente la necessità e l'esigenza di avere un contatto diretto con loro, quindi un dialogo che fosse costante, diretto e partecipativo. Per questo motivo abbiamo iniziato subito ad aprire social network, quindi a relazionarci con i nostri soci e membri attraverso l'uso dei social network. Raccontami sì. Spiegami bene quali sono, come li usate. Allora, innanzitutto abbiamo aperto Facebook subito, perché è quello che infatti ci ha dato i risultati maggiori. Poi YouTube, MySpace, vabbè, Twitter e vari blog come Blog Libero e Blogger di Google. Diciamo che la nostra esperienza in questo campo ci è apparsa, sin da subito abbiamo avuto risultati grandiosi, perché oltre ai nostri 225 soci e partner del Mediterraneo e Mar Nero si sono associate un sacco di altre persone provenienti da queste aree di riferimento, quindi abbiamo più di 3.000 iscritti ai nostri social network. Ti chiedo subito una curiosità a livello numerico, ma su Twitter ci sono i followers, quelli che ti seguono, quante persone vi seguono su Twitter adesso? Twitter è una cosa più americana, perché per quanto riguarda l'Italia zero, e per quanto riguarda anche le aree di riferimento del Mediterraneo e del Mar Nero, vuoi tenerlo tu? Ok, grazie. Del Mediterraneo e del Mar Nero ancora non abbiamo dei riscontri. Diciamo che per quanto riguarda gli americani, noi l'abbiamo appena aperto, abbiamo 500 follower. Comunque. Mi sembra un bel numero comunque. Noi diamo informazioni con Twitter, le informazioni sono molto scarne perché sono tutti tweet così, e quindi rimandi ad articoli e cose che noi mettiamo. Condivisione di link e di appunto informazioni, ad esempio link, collegamenti ad articoli interessanti o a documenti che possono comunque essere di comune interesse per la vostra associazione, per chi se ne occupa, per chi la frequenta. E con rimandi continui ai nostri social network, eccetera. Allora, ci dici un indirizzo di uno dei social network, di YouTube o di Facebook? Per esempio Facebook, il nostro nome è FISMED Onlus, che è quello italiano, perché noi abbiamo due portali, uno in italiano e uno in inglese francese, per appunto poter comunicare con i nostri soci e partner del Mediterraneo Mar Nero che parlano inglese o francese. E diciamo che all'inizio la nostra attività era di dare notizie costanti per quanto riguardava le nostre attività, quindi comunicati stampa, notizie che potessero interessare i nostri soci partner, comunicazioni di eventi tramite newsletter, post in bacheca, eccetera. Dopodiché ci siamo un po' addentrati anche nell'esplorare gli strumenti che il web ci dà per coinvolgere le persone, perché se tu abbiamo notato che se ti occupi di una mera informazione, è più una cosa passiva, nel senso che le persone non danno molti riscontri se non il like o cose o commenti del genere. E invece se tu... Invece li incentivi a pubblicare loro stessi un'informazione che li ha colpiti o che vogliono condividere? Inoltre ci sono delle ottime applicazioni, per esempio su Facebook c'è l'applicazione Cause, per cui per esempio metti una causa e le persone decidono se aderire o no a questa causa. Poi ci sono le petizioni online, che anche in questo caso le persone, i gruppi, e tramite queste applicazioni, anche sondaggi, diciamo che abbiamo notato che c'è un incremento del coinvolgimento dei cittadini che andiamo a rappresentare, quindi dell'area Mediterraneo-Mar Nero. Quindi le persone hanno cominciato ad essere sempre più interessate, a seguire attivamente anche le nostre attività e anche magari mandandoci dei messaggi di richieste, di informazioni o di suggerimenti o di proposte. Di approfondimento anche, ma senti, ai giovani? Siete legati soprattutto ad un pubblico giovane grazie ai social network? Diciamo che Facebook ci ha stupito, perché io lo vedevo un po' come una cosa da ragazzini. Così. In realtà ci sono un sacco di politici, di persone importanti, anche di una certa età, veramente tanti. Poi dipende anche dal social network. Facebook, diciamo che la fascia di età di Facebook si è molto alzata, perché ci sono persone professionisti, politici, persone che comunque... Sì, non sono ragazzini che e basta, esatto.
MySpace, la fascia un po' più bassa di età, comunque dipende un po' dal social network. Facebook abbiamo dei riscontri positivi per quanto riguarda anche le proposte e i suggerimenti. Noi cerchiamo sempre di rispondere ai messaggi in maniera attiva e costante, perché vediamo che le persone amano anche vedere che dietro al social network c'è qualcuno che lavora. Per quanto riguarda questo, per esempio, noi abbiamo aperto un gruppo in Facebook come educazione ambientale per il cittadino, per sensibilizzare il cittadino a delle pratiche sostenibili per l'ambiente. E questo ci sta dando dei primi risultati di partecipazione, eccetera, comunque molto interessante. Comunque quello che volevo dire è che molti social network come portali di e-democracy non funzionano perché non sono costantemente aggiornati, secondo me, perché il cittadino se ne accorge, nel senso che se un commento lo mette e nessuno risponde a questo commento, oppure se chiedo una cosa e nessuno mi risponde in tempo reale, perdo la voglia anche di stare dietro, di seguire le attività di questo ente, come può essere un'organizzazione che ha aperto questo portale. Quindi è importante questo. Quindi tenerli vivi e attivi, sì. Pensi che sia comunque un primo passo per far sì che questi strumenti funzionino veramente come incentivo alla partecipazione? E poi lasciarli magari lì fermi, così non basta. E poi una seconda cosa, se posso dire, che noi abbiamo avuto il problema della copertura web dei paesi Mediterraneo Mar Nero in cui lavoriamo. Parli di un problema di cui abbiamo parlato molto, perché appunto il digital divide, comunque la mancanza di mezzo fisico, di banda larga, di connessione, è un problema che ancora anche in Italia abbiamo, quindi... Quindi nei paesi del Mediterraneo Mar Nero puoi immaginare che ci sono intere comunità che non hanno la copertura web, e di questo ci stiamo occupando direttamente perché la FISMED ci tiene appunto ad essere un tramite tra la società civile del Mediterraneo Mar Nero e le amministrazioni, come può essere l'Unione per il Mediterraneo, che ci facciamo da tramite per loro. Però se non tutti hanno la copertura non è un esperimento che può funzionare, e infatti noi ci siamo interessati direttamente a questa cosa contattando, che adesso è un po' prematuro dir nomi, comunque è un'agenzia aerospaziale olandese che tramite il satellite riesce a dare la copertura anche nelle aree che non possono essere coperte. Quindi è una cosa molto interessante anche in un futuro, perché secondo me, e poi ovviamente anche la disposizione dei computer, perché se c'è la copertura non sono i computer magari. Strumento fondamentale. Grazie Francesca. Buon lavoro.